all'interno delle loro famiglie. Potrebbe sembrare un tema non in tema con la Notte Bianca, ma credo che un momento di riflessione non abbia mai momenti particolari, ma sia attuale sempre. Quindi ringrazio l'IGEA per il suo spettacolo e voi per la pazienza che avete avuto finora ad aspettare che iniziasse. Grazie. È più alto di me, veramente. Grazie mille, grazie infinite. Grazie a voi, è un onore e un piacere per me. Sì. Salve, buonasera. Buonasera, iniziamo, apriamo questo momento, siccome apriremo con una lettura e vi voglio anticipare che questo è uno spettacolo di teatro canzone, quindi ci sono storie raccontate che si alternano a canzoni che vanno ad approfondire, diciamo, il tema di una storia in particolare. Non si parla solo di violenza sulle donne, ma di violenza in genere. La violenza è una forma, ha una forma psicologica, fisica, è di tanti tipi, no? E a volte siamo noi stessi a farcela, ad autoviolentarci. E proprio con questo argomento vorrei partire, partendo dalla violenza che ognuno di noi fa su se stesso. E niente, quindi sicuramente ci abbiamo tante distrazioni questa sera, perché c'è un momento di festa, di movimento, e quindi un tema così impegnativo sicuramente ha bisogno di un po' di tranquillità, però ce la faremo. Buon ascolto, buona serata. Eppure mi vedo, sì, la mia immagine si riflette, ma senza riflettere rimanda il mio viso per quello che è, senza pietà, neppure lui ne ha per me. La donna dello specchio sono io, oh no, non sono io, mi guarda, indugia sulle rughe intorno agli occhi, senza pietà mi rivela chi sono, muto mi osserva. Fa male. Non sono quella che sognavo per me. E mi domando, non mi so guardare, non riesco a vedere la mia bellezza. Oppure sono davvero diventata così. L'aria esce calda dalla mia bocca, bocca costretta al silenzio, ad inghiottire le parole, mangiare le opinioni, masticare persino i pensieri. Ho provato a spiegare cosa sento e provo, ma le parole, come frecce di carta, si sono spezzate contro il muro dietro il quale si nasconde il cuore di chi dovrebbe ascoltare, proteggerti, stringerti a sé e dirti che andrà tutto bene. Sento il peso di questa vita dove solo chi è forte ce la fa, chi è all'altezza della situazione può emergere. È una vita che mi violenta. Perché non c'è tutela per chi non ce la fa a correre quando ce n'è bisogno? Perché non c'è protezione per chi non ce la fa a farsi sentire? Perché non trova le parole? Prima, sì, prima andava tutto bene, quando per te ero una dea, un sogno, un regalo della vita. Ora mi sento solo una cosa sbagliata, troppo complicata, ingombrante. E così sento che mi trovo nel posto sbagliato, ma è l'unico posto dove vorrei essere. Sbaglio io, sì, sicuramente ho sbagliato io, sto sbagliando qualcosa. Devo pensare, sforzarmi di ricordare quando ho commesso l'errore che mi ha portata a questo punto di non ritorno. Devo uscire da questo luogo dove nessuno mi vede, nessuno mi vuole più per quella che sono. Ma io non sono diversa. Non sono cambiata, ho sempre il mio cuore, i miei occhi, il mio nome. La voce invece non è più la mia, non mi assomiglia, non sceglie le parole giuste da dire, dice senza essere capita, fraintesa. Sì, è colpa mia, tutta colpa mia, per forza. Sono incastrata in un silenzio bianco e come un sudario mi si è appiccicato addosso e mi nasconde dalle persone. Per quanto gridi dentro, per quando le mie unghie si spezzino nel tentativo di squarciare quel velo, rimango imprigionata e invisibile.
Ma se qua, anche quando chiami non ti tende una mano, allora tutto diventa difficile e confuso. E la ricerca di quel possibile errore è l'unica pista da seguire. Ma alle volte non c'è una pista da seguire, né tantomeno una scusa che tenga. E niente dunque durerà in eterno. Io voglio ricordare la donna che volevo diventare. E nell'imitare la risata di me bambina che canto con la testa rivolta verso il cielo, ritroverò la mia voce.